Buongiorno a tutti quanti. Come ho detto nell'introduzione, è un piacere e un onore fare questo primo culto dopo 83 giorni. Vorrei iniziare il nostro culto, c'è un video sul computer, vedendo un video che forse qualcuno ricorda. I più anziani da dentro lo ricorderanno, altri per voi sarà completamente, per alcuni di voi sarà completamente nuovo. C'è il telecomando del televisore, parte, ok? Il video del messaggio, quello da su. La tecnologia ci mette a disposizione nuovi mezzi, possiamo, ci sono altri modi di far chiesa da quello che stiamo facendo dall'altra parte. Grazie al web, ai computer, ai smartphone, quello su cui sto registrando in questo momento, in sala, tramite il tablet, quello con cui ho le mie note, io non posso essere connesso a voi, non fisicamente. Momento non sono in sala 2, ma sono qua, in questo meraviglioso posto. Però le mie parole digiungono lo stesso con quello che sto dicendo. Il messaggio di Cristo verrà ugualmente predicato e distribuito. E tutto questo tramite la nostra tecnologia noi la possiamo ottenere comodamente da casa nostra, senza doversi spostare, senza perdere tempo per venire qui, senza tempo per trovare il parcheggio che non c'è mai davanti alla sala, con il tempo brutto, il tempo bello, il tempo troppo caldo, l'acqua e tutto questo. E tutto quello che dovrete fare sarà soltanto collegarvi tramite un tablet, tramite uno smartphone, tramite un computer al sito della chiesa per poter vedere il messaggio tutte quante le domeniche. Potete in questa maniera anche cantare i vostri canti, che normalmente saranno dei sottotitoli che scorreranno sul vostro tablet o sul vostro smartphone, per cui potrete cantare, sarà una maniera nuova di fare chiesa. Per quanto riguarda la decima, sul sito ci sono il link alla carta di credito per cui potrete continuare a andare tramite carta di credito, tramite bancomat, posta, ma tutti gli altri sistemi. Potete anche avere il pane e il vino ogni domenica, perché noi provvederemo tramite il trasporto a consegnarvi una volta al mese una quantità sufficiente alla vostra famiglia per fare la santa cena insieme, per cui potremo prendere tutti quanti insieme ciberneticamente, in maniera elettronica, il pane e il vino insieme. Perché questo? Perché tutto questo ci permetterà di risparmiare molto, ci permetterà di risparmiare sull'affitto di questa sala, sulle bollette energetiche, sull'acqua, sul riscaldamento e tutto il resto. E sarà più comodo per voi, perché potrete effettivamente seguire da casa le nostre pregazioni, i nostri punti. Che so io, mentre farete la lasagna al forno, o mentre farete lo spezzatino arrosto, o mentre cambierete il pallino al bimbo o alla bimba, potrete sentire il messaggio. Siete contenti, vero? Non dite che non avete un pastore che è un profeta. Metti adesso il messaggio per te cose del genere. Non dite che non sono stato il profeta. Chi si ricordava di questo video? Janet, Speranza, Alba. Allora, era il lontano 14 settembre 2014, quasi 6 anni fa, quando io, divinamente ispirato, sto scherzando ovviamente, stavo dicendo tutto quello che sarebbe accaduto durante il coronavirus. Sono trascorsi esattamente 83 giorni dal momento che abbiamo fatto l'ultimo culto in chiesa, e in questi 3 mesi abbiamo imparato tante cose, vero? Abbiamo imparato tante parole nuove, lockdown, abbiamo imparato immunità di gregge, abbiamo imparato Covid-19 e tante altre cose.
Alcuni di noi hanno imparato ad usare mezzi tecnologici che non avevano mai immaginato di utilizzare, vero? Il vostro smartphone serviva per fare le telefonate e qualche fotografia carina. Altro non serviva. Ma avete imparato ad usarlo oltre quello che era e a partecipare a collegamenti in diretta, a vedere punti in diretta assieme ad altri. Molti hanno scoperto dei software che ormai sono diventati famosi. Zoom. Chi conosceva Zoom prima? Janet. E vabbè, quelli che fanno l'università, chiaramente. Gli universitari, un insegnante universitario, due studenti universitari. Io ne ignoravo l'esistenza. Magari conoscevo Skype, sì, ma usato una volta o due. Mezzi virtuali che ci hanno permesso di tenere aperta questa chiesa, perché in realtà questa chiesa, anche se chiusa, era aperta. Ci hanno permesso di edificare altri con la parola di Cristo. Altri hanno utilizzato questi strumenti che abbiamo non soltanto per la gloria di Dio, ma anche per parlare con le persone lontane, persone che stanno dall'altro capo del mondo. Abba, penso che tutte le videochiamate che si è fatta con Skype o con Zoom, con i propri parenti in un momento drammatico della sua famiglia. Questi mezzi virtuali non solo ci hanno permesso di mantenere la nostra opera, l'opera del Signore aperta, perché la Chiesa, come abbiamo detto tante volte, non è questo edificio, ma è il corpo di Cristo. Lo ripeto ancora una volta, magari a favore delle persone che ci vedono in questo momento sulla registrata. Chiesa viene da ecclesia. Ecclesia è una parola greca che viene dal verbo ekkaleo. Kaleo, chiamare, ek, fuori. La Chiesa sono le persone che Cristo ha chiamato fuori dal gruppo, ha chiamato fuori dalla folla, le ha chiamate ad uscire dalla folla per seguire lui. Questa è la Chiesa, non questa sala. Noi siamo la Chiesa. La tecnologia ci ha consentito di incontrarci anche se eravamo ognuno a casa nostra. Siamo stati capaci di pregare assieme, se abbiamo pregato assieme, di chiedere preghiere assieme, di testimoniare quello che Cristo aveva fatto e stava facendo nelle nostre vite, di testimoniare quello che Cristo stava facendo nelle vite di altri a cui stavamo parlando del Signore. Questi mezzi ci hanno permesso di raggiungere persone che non avremmo mai immaginato di raggiungere. Vi dico soltanto un dato: le dirette dei nostri messaggi domenicali in queste 11 domeniche sono stati guardati 2090 volte. Non sapevo per quanto, ma almeno una piccola frazione di messaggio l'hanno ricevuto. Un aumento di 190 spettatori a domenica. Normalmente ne avevamo 10, 11. Abbiamo moltiplicato per 10 la nostra normale, per 10 o per 20 la nostra normale audience. Tutto questo non l'abbiamo fatto soltanto noi, ma l'hanno fatto tutte quante le chiese in Italia, tutte quante le chiese del mondo, di qualsiasi denominazione l'hanno fatto. Il Vangelo è stato predicato, e mai come in questi 83 giorni la parola di Cristo ha raggiunto persone che non aveva mai raggiunto. Paolo afferma questo in Romani, Romani 8, versetto 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Tutte le cose cooperano, lavorano assieme per il bene di quelli che sono chiamati da Dio. Dio è riuscito a trasformare un evento drammatico come la pandemia nella più grande evangelizzazione che sia mai stata messa in piedi da quando è andato Gesù. Tutto quanto il mondo ha ascoltato nel bene o nel male le parole che vengono dette su lui. Vedete che allora la mia profezia era giusta. La mia profezia era giusta. Abbiamo fatto esattamente quello che avevo detto 6 anni fa. Abbiamo ascoltato la parola di Dio assieme. Abbiamo pregato assieme. Abbiamo cantato assieme. Abbiamo addirittura celebrato il giorno di Pasqua, vi ricordate, la cena del Signore assieme, stando nelle nostre case. Ma la Chiesa è un'altra cosa. La Chiesa è un'altra cosa. La Chiesa non è quello che abbiamo vissuto. Nulla potrà mai, può e potrà mai sostituirsi a quello di fare Chiesa come lo facciamo oggi noi.
Se Gesù avesse potuto raggiungere il mondo attraverso i social media, sarebbe venuto come un telepredicatore. Se Gesù avesse potuto raggiungere il mondo attraverso gli smartphone, sarebbe nato adesso che ci sono, non 2000 anni fa. Ma Gesù è venuto quando nel mondo l'unica maniera di parlare di Cristo era quello di incontrarsi con altre persone e di parlare a Cristo dell'altro. Era quello di incontrarsi, di stare assieme, di aiutarsi a vicenda, di piangere assieme a quelli che stavano piangendo, di ridere assieme a quelli che stavano ridendo. Vi faccio una domanda, questa era una domanda vera. Cosa gli è mancato di più durante questi 83 giorni? Risposte, anche con la mascherina. La libertà. La libertà. Ci è mancata la libertà. Altro? Il fatto di non incontrare le persone. Il fatto di non incontrarsi le persone. Janet, il fatto di stare insieme. Penso che abbiamo detto tutto. Io posso dirvi che cosa mi è mancato e che in parte mi manca. Io sono una persona fisica. A me le persone piace abbracciarle, sentirmele addosso, spalmarmi come facevo con i miei bambini quando erano piccoli, li spalmavo addosso. Il fatto di non vedere ciascuno di voi, di passare ore assieme a voi, di scambiarci battute alla fine del culto, vedere i vostri occhi per sapere se quel come va, tutto bene, era realmente un tutto bene o soltanto era una frase fatta e c'era bisogno di mettersi seduti, di parlare, di pregare assieme, di piangere assieme o di ridere assieme. Questo mi è mancato. Intendete, non dico che la tecnologia sia uno sbaglio, assolutamente. Io sono stato il primo che ha sempre detto che questa tecnologia deve servire a proclamare Cristo. La nostra chiesa nel piccolo, e ci è stato riconosciuto addirittura da gente di cui facciamo parte, da Lucevi, che ha detto: grazie Marco, perché nella nostra denominazione sei tu quello che ha iniziato a fare questo tipo di cose, ci ha insegnato come farlo. Non so, però io, bravo Dio che me l'ha messo in cuore. La nostra piccola chiesa è una di quelle che ha sempre creduto nei podcast, nei video, nelle dirette, perché Paolo dice così, 1 Corinzi 9, 20-23: con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza la legge. Con i deboli mi sono fatto deboli, per guadagnare i deboli. Con mi sono fatto ogni cosa per tutti, per salvare ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe assieme ad altri. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvare anche ad ogni modo alcuni. Questo è quello che facciamo. Noi ci facciamo qualsiasi cosa per poter raggiungere gli altri. Tutto quello che facciamo, qualsiasi mezzo utilizziamo, in qualsiasi modo lo facciamo per il Vangelo di Cristo, lo facciamo per Gesù, perché gli altri possono partecipare, come dice secondo noi, perché di esserne partecipe assieme ad altri. Ci sono altri che devono essere partecipi. Lo facciamo per il Vangelo, perché altri possono partecipare assieme a noi a questo, alla Chiesa, all'Ecclesia, Ecclesia, chiamati fuori. A coloro che Cristo ha chiamato, ma sapete che giorno è oggi, vero? Abbiamo detto che una volta oggi è Pentecoste. 50 giorni dopo la Pasqua. Vi ricordate che cosa è successo a Pentecoste, vero? Che un gruppo di discepoli, spaventati, che vivevano isolati dal resto del mondo, tutti quanti assieme per proteggersi, è divenuto un gruppo di evangelizzatori che sapevano parlare in qualsiasi lingua del mondo, che dallo stare sempre assieme, anche un po' nascosti, un po' sotto
sottotono per non essere visti, per proteggersi a vicenda, si sono sparsi nel mondo, cercando in tutti i modi da essere visti, così da poter testimoniare Cristo. Sapete, a mio avviso non è un caso che oggi sia il primo culto. Non è un caso che la nostra Chiesa torni ad incontrarsi proprio oggi. Per me, sentite bene quello che vi dico, e ci credo, questo è un punto di svolta. Questo è un punto di svolta, una nuova nascita della nostra piccola comunità. Dio non fa niente a caso. Dio non fa niente a caso. E non fa accadere le cose per caso. Ma ci dà delle informazioni circa la sua volontà. E quello che si aspetta da noi attraverso dei messaggi, attraverso dei simboli, delle coincidenze, che poi coincidenze non sono. Ma per spiegarvi come e perché secondo me non è un caso e perché secondo me siamo a un punto di svolta, dobbiamo vedere cosa è successo quel giorno di tanti anni fa. Cosa è successo quel giorno? È il giorno dello Shabbat. Cos'era lo Shabbat? Era una delle tante feste ebraiche. Gli ebrei avevano una quantità di feste che disseminavano l'anno e mettevano dei paletti per ricordare in ogni momento che loro erano dipendenti da Dio. Ogni settimana, in pratica, c'era una festa che ricordava loro che loro erano dipendenti da Dio. 50 giorni dopo la Pasqua era lo Shabbat. La Pasqua, che per noi diventerà Pasqua, ricordava il passaggio dell'angelo sterminatore, che era passato oltre, passover in inglese, passare oltre, perché avevano messo il sangue dell'agnello puro intorno alle porte. Si festeggiavano i raccolti, perché era maggio, in pratica fine aprile avevano già fatto un primo raccolto, ma si festeggiava anche il fatto che Mosè era tornato dal Monte Sinai con la Torah, con il libro delle leggi, con le tavole della legge. Allora, dove stavano festeggiando i discepoli dello Shabbat? Atti 2, versetto 1. Quando il giorno della Pentecoste, Pentecoste tra l'altro è greco, significa 50 giorni, Pentecoste. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme allo stesso luogo. Allora, qual era lo stesso luogo? Che luogo era? Dobbiamo tornare un pochino indietro all'Atti 1.12. Prossima. Atti 1.12 dice così. Atti 1.12 e 13. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme e non distandone che un cammin di sabato. Un cammin di sabato è un chilometro, perché siccome il sabato non si poteva lavorare, potevi e il camminare era ritenuto lavoro, potevi camminare al massimo un chilometro e dopo diventava lavoro e stare peccando, per cui era non distandone che un cammin di sabato, ovvero un chilometro. Quando furono entrati, salirono nella stanza di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Ora, vi suona familiare questo nome? La stanza di sopra. Che stanza di sopra era? Una stanza di sopra che stava a un chilometro da un posto, da un monte che si chiamava Uliveto. Sarò più chiaro per chi non se lo ricorda. Torniamo a 53 giorni prima prossima. Luca 22, 7, 12. Venne il giorno degli asini, ecco un'altra festività, che era prima della Pasqua, nella quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. Essi gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire, dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala mobiliare. Lì apparirà. Il solito posto. È la stessa sala di sopra dove i discepoli, dove gli apostoli hanno mangiato la prima cena del Signore, dove gli apostoli
hanno mangiato la prima cena del Signore e da cui gli apostoli si sono spostati appena un chilometro per andare all'orto degli ulivi, a Getsemani. Tornavano sempre in quel luogo. Era un luogo che era familiare per loro. Lì era cominciato o finito tutto. Lì era finito o cominciato tutto. In che stato d'animo erano questi apostoli? Non c'è scritto, però possiamo immaginarci in che stato d'animo erano. Avevano visto morire Gesù in croce, quasi tutti. Chi sotto la croce, come Giovanni, chi nascosto nei cespugli da lontano perché ci aveva paura. L'avevano visto risorto, entrare senza aprire le porte, indovinate di quale sala? Della sala di sopra. E Tommaso non c'era e non c'era contenuto. L'avevano visto preparare la colazione a Simon Pietro e agli altri pescatori sul greto del lago una mattina, alcuni lo avevano visto. Lo avevano visto salire in cielo, quelli che erano morti che lo avevano visto, prima di tornare, è scritto in Atti, alla sala di sopra. Infatti, poco prima del versetto che abbiamo letto, c'era proprio l'ascensione di Gesù. Due angeli passano e dicono: che cosa state facendo qua? Il Signore vi ha detto di andare nella stessa maniera in cui è andato via. Adesso andate. E loro erano usciti da lì, erano andati alla sala di sopra. Erano passati 10 giorni da quell'evento. Erano passati 10 giorni dall'ultima volta che avevano visto Gesù. Gesù aveva promesso una cosa, ma non era accaduto niente. Non era accaduto niente. Loro stavano aspettando. Che cosa stavano aspettando? Non lo sapevano. Gesù aveva promesso una cosa. Che cosa aveva promesso? Io pregherò il Padre, Giovanni 14, 16, 17. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. E poi in Atti 1,8, questo è il versetto che noi conosciamo come grande mandato. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Questo aveva promesso. Ma come sarebbe accaduto? Erano lì, 10 giorni passavano e non succedeva niente. Per me aveva una paura. 10 giorni dopo erano lì. Atti dice: tutti assieme, uomini e donne, giovani e vecchi, tutti assieme. E all'improvviso, Atti 2, la tua volta. Improvvisamente. E la parola improvvisamente nell'originale è senza che nulla accadesse prima, senza che fosse annunciato nulla. E senza che fosse annunciato nulla si fece dal cielo un suono come un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Per la prima volta Gesù ha deciso di far vedere che stava succedendo qualche cosa, perché non dovevano soltanto sentirlo, ma ha mandato, il versetto dice, come delle lingue di fuoco. Non era fuoco, noi le rappresentiamo con le fiamme, con il colore, ma non era fuoco, era un qualche cosa che noi non conosciamo. Chi stava lì, Luca ha detto, boh, mi sa che era fuoco, ma hanno raccontato che era come fuoco, non era fuoco, ma era lo Spirito Santo, perché Gesù diceva, questo è quello che ti accade, questo vedrai, sta accadendo, quello che ho promesso sta accadendo adesso, non solo sentire, soltanto vedo. E tutto ciò cambiò, la paura scomparve. Non erano più paladini. Arrivò la potenza di Cristo in loro. Arrivò la potenza che li fece scendere in strada a proclamare il Vangelo. Stavano nella stanza di sopra e a un certo punto cominciarono a parlare in tutte quelle lingue e non rimasero lassù, ma scesero in strada. Benjamin,
Atti 2, 7, 12. E questa era la reazione delle persone che li vedevano ogni strada e dicevano, e si stupivano e si meravigliavano dicendo, tutti questi che parlano noi non sono Galilei? Come mai dobbiamo parlare ciascuno nella propria lingua natia? Noi parti, Meli, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica, e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi, arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, e ci credo, erano perplessi, dicendo l'un l'altro, che cosa significa questo? Vedete che la Chiesa è cominciata con un interrogativo, con persone che dicevano, che significa questo? Fateci capire, e poi Pietro spiegherà. Luca in questo brano fa l'elenco di 17 lingue differenti, sono 17 lingue differenti, e questi parlavano in 17 lingue differenti, 17 nazioni, 17 popoli da raggiungere, e tutti quanti si stupivano perché oh, io li capisco adesso, fino a 5 minuti fa non capivo niente, parlavano giudeo, boh, io sono romano, io sono della Frigia, io sono arabo, io sono del Ponto, io sono dell'Asia, adesso lo capisco. Cosa c'entra la Pentecoste con noi oggi? Molto brevemente, perché poi voglio lasciare qualche minuto alla fine, perché vorrei lasciare spazio a voi. I discepoli erano stati in clausura, in lockdown, per 50 giorni. Noi 83, siamo stati più bravi dei nostri, 33 in più. I discepoli avevano avuto paura di morire. Alcuni di noi hanno avuto paura di morire, alcuni ancora ce l'hanno paura di morire. Nonostante questo, i discepoli avevano continuato a riunirsi nella stanza della sala di sopra e a pregare assieme. Noi l'abbiamo fatto virtualmente. Noi non avevamo una sala, la nostra sala di sopra si chiamava Zoom, ma l'abbiamo fatta anche noi. E il premio a tanta fedeltà da parte di Gesù a quella persona che erano state nella sala di sopra, si erano incontrati e avevano pregato, era una cascata di potenza che li inondava, toglieva dalla paura e gli dava delle capacità non umane, per farsi capire da tutti. La Chiesa di Cristo, in una certa maniera, già esisteva, quella già era già Chiesa. Le persone che si riunivano nella sala di sopra era già la Chiesa. Ma con la Pentecoste, che la storia della Chiesa cambia in maniera radicale, da un posto limitato scende in strada, da parlare l'evangelichese parla nelle parole che capiscono tutte quante le persone del mondo, va a parlare agli altri e parla in maniera che li capiscono. Ci sono tanti segni, ci sono tante profezie, non ve le leggo tutte perché sarebbe troppo lungo, e ci sono tanti pastori come me che stanno dicendo che sentono come che questo sia un punto di svolta per le nostre chiese, sia in Italia sia nel mondo. Allora noi abbiamo due possibilità oggi: far finta che non sia accaduto nulla, non è accaduto niente. Cerchiamo di ricostruire la chiesa che avevamo, quella, vi ricordate, con le sedie belle tutte in fila, qua davanti, i canti, i video, ok? Ricostruiamo la chiesa come era prima della pandemia. Oppure possiamo aspettare nella sala di sopra che il Signore mantenga la promessa, premi la nostra fedeltà e mandi il suo Spirito Santo che penetri in noi, che tolga la paura, che ci dia la potenza e la saggezza e strumenti per uscire nelle strade e proclamare e parlare in tutte le lingue del mondo, così che le persone capiscano e sappiano di Gesù. Forse avremo una chiesa un po' meno ordinata, un po' più pasticciata. In inglese si dice messy, un po' così, non ordinata, non in fila,
ma una chiesa capace di farsi capire dagli altri, di parlare la stessa lingua che parlano gli altri nel mondo e di portare altri a Cristo. Ma che cosa chiedi oggi allo Spirito Santo? Cosa preghi oggi allo Spirito Santo? Preghi per una chiesa come me la ricordavo prima? Esordinata? O stai pregando per una chiesa come se la ricorderà Gesù? Una chiesa dove tu sia comodo o tu sia comoda? O una chiesa che compia il grande mandato per il quale ti è stato dato lo Spirito Santo? Mi torni indietro con due slide. Questa. Ma voi riceverete potenza, dunamis, dinamite, ma voi riceverete la dinamite quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e fino all'estremità della terra. Cosa prendi? Una chiesa che faccia per me? O una chiesa che obbedisca a Cristo? Posso assicurarti che se preghiamo assieme, questo te lo posso assicurare, che se preghiamo assieme come siamo stati uniti in questo momento di pandemia, come siamo stati uniti durante la clausura, come siamo stati uniti durante il lockdown, lo Spirito arriverà e cambierà la tua chiesa e cambierà te e cambieranno altre persone di fuori. Ti lascio con una domanda che non devi rispondere a me, devi rispondere al tuo Signore. Sei pronto? Sei pronta a chiedere che lo Spirito ti cambi? Sei pronto? Sei pronta? Siamo pronti? Siamo pronte a chiedere che lo Spirito di Dio ci cambi? Fermiamoci a pregare. Grazie Signore, grazie dello Spirito Santo, grazie di questa potenza che tu metti dentro degli esseri che sono di per sé inutili, inetti, non capaci di fare nulla, ma tu tramite il tuo Spirito Santo li rendi abili, capaci, adeguati. Se tu che mi hai colpito, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, di quello che il Signore mi ha messo in cuore di dirti, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio pregare questa preghiera. Spirito, cambiami. Signore, io ti prego per la mia chiesa. Spirito, cambiaci. Signore, io ti prego per tutti quanti i credenti. Spirito, cambiaci e mandaci nelle strade. Facci adempiere al grande mandato. Fa che possiamo parlare alle persone nella maniera in cui loro possono comprendere il tuo Evangelo. Non mi dispiacerò perché magari la chiesa che mi ricordavo era più ordinata. Non mi interessa una chiesa ordinata, ma mi interessa una chiesa che ti obbedisca, Signore Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo Santo Nome.